arrivati da tante località della Toscana, Polistena, a Reggio Calabria, un viaggio molto lungo, però felice, insomma, perché era un'esperienza formativa importante per noi. La cooperativa sono anni che segue questa progettualità, che ha dato il suo supporto e il suo aiuto anche tramite noi sezione soci, perché l'informazione, la sensibilizzazione, il portare a conoscenza di questo problema ha bisogno poi di questi momenti di conoscenza approfondita proprio nel territorio. Venendo qua ci si rende conto di quanta difficoltà incontrano, dell'ostruzionismo che trovano da parte ovviamente di chi ha avuto la confisca dei terreni, eppure loro con grande coraggio, con grande determinazione riescono ancora a vivere qui, lavorare questi terreni, recuperarli. Si parla di spirito rassegnato, non si può fare nulla, non c'è futuro, e le situazioni sono queste, e poi vedi, tac, delle persone meravigliose che si danno da fare. Questo bene ha avuto tutta una serie di vicissitudini, oggi diventa ancora uno dei segni forti, chiari, trasparenti della vittoria dello Stato sui giochi criminali, ma anche dell'impegno, della responsabilità di tante associazioni che si sono messe insieme, che dimostrano che è noi che vince e che il cambiamento viene ciascuno di noi. E poi hanno partecipato varie realtà, varie fondazioni, vari movimenti nazionali che hanno permesso di avere gli strumenti per poter fare tutto questo. La fondazione Il Cuore si scioglie insieme a Unicop Firenze hanno collaborato con Nel Cuore, Fondazione per il Sud, a ristrutturare un palazzo di 6 piani. Il palazzo era il simbolo dell'Andrangheta a Polistena e ora è stato restituito ai cittadini come un centro sociale, per cui è una giornata di grande orgoglio per tutti noi che abbiamo partecipato a questa ristrutturazione, non solo con risorse finanziarie ma anche con tutte le persone che lavorano in cooperativa che hanno potuto dare un contributo di competenza perché il palazzo si completasse. Sono qua in solidarietà per appoggiare questa iniziativa, per non far sentire chi lavora in questo ambiente, chi si batte per la legalità, non farli sentire meno soli. La mia presenza qua ha solo questo scopo, lo scopo di far sentire la nostra vicinanza a Don Ciotti, a Libera, a tutti quelli che hanno lavorato tanto in questi anni per portare un po' di legalità in luoghi dove la legalità latita. Qui c'è una corresponsabilità che diventa un segnale forte ai mafiosi che abitano lì di fronte e che vedono che queste loro proprietà, che sono stato un gesto di forza, di potere, dove loro hanno investito il denaro frutto degli affari sporchi, è diventato un luogo di bellezza, di progetto, di proposta e soprattutto di dignità.